va pensiero sull'ali dorate, va, ti posa sui clivi e sui colli, dove olezzano tepide e molli l'aure dolci del suolo natale. Ed è con l'aria immortale di Giuseppe Verdi che inizi il racconto della storia dei Pezzaldi. È un racconto senza pretese, è un racconto sull'ala dei ricordi, è un racconto fatto per tramandare ai posteri notizie che riguardano la nostra famiglia. Non ho avuto documenti da consultare, se non la mia memoria e l'aiuto di qualche parente. Questa cassetta, che è la prefazione a tutto il racconto, cercherò di spiegare come mi è venuta questa idea. Ho detto è un racconto senza pretese, però penso che potrà interessare tutti i giovani, i giovanissimi Pezzaldi, e penso ancora che sarà utile a qualcuno di buona volontà quando fra qualche decennio vorrà continuare quello che io qui ho iniziato. Sappiamo tante cose degli altri, anzi, metà del tempo della nostra vita lo passiamo a pensare e a studiare i fatti altrui, mentre di solito non pensiamo affatto alle faccende nostre. Ad esempio, si va a scuola, ti insegnano la storia, ti insegnano chi era Garibaldi, chi era Giulio Cesare, chi era Napoleone, chi era Assurbanipal. E rischi pure di essere bocciato se non lo sai. Poi prendi queste stesse persone e domandi loro: e chi era tuo nonno? Boh. Chi era tuo bisnonno? Boh. Che faceva la tua nonna? Ma, insomma, tutti siamo pieni di notizie, di fatti altrui, e che poi di gente emerita sconosciuta che non ce ne importa niente, e non sappiamo nulla dei fatti nostri. Così, facendo questo tipo di considerazioni, mi è venuta l'idea, e non è un'idea nuova, hanno fatto in tanti, anche se rispetto alla massa l'hanno fatto in pochissimi. Le memorie di un italiano, la storia di un ottuagenario, la saga dei Forsyth e via discorrendo. Qualcuno ci ha provato.
soprattutto ci hanno provato in via letteraria, cioè a scrivere dei libri che avevano soprattutto lo scopo speculativo. Questo invece è un racconto di tipo privato, questo racconto che io faccio è dedicato soprattutto ai miei nipoti e pronipoti, a tutta quella gente che io penso sarà curiosa di sapere un pochino la storia della propria famiglia. I Mezzaldi non sono tanti. Mezzaldi, facendo più o meno un calcolo tra i Mezzaldi di Olgiate, quelli di Milano e quelli di Roma, beh, dovrei dire che più o meno saremo sulle 70-80 persone. Se poi aggiungiamo i rami collaterali, quelli che la famiglia ha acquisito attraverso i matrimoni, potremmo arrivare a un 150 persone. Quindi è una famiglia abbastanza piccola, specialmente in confronto di certe famiglie dove si calcolano a decine e decine di migliaia, perché i Pezzaldi, coloro che si chiamano Pezzaldi, sono tutti parenti fra di loro. Ecco, questo dovrebbe dimostrare che è una famiglia di recente costituzione. Cioè, recente costituzione vuol dire un paio di cento anni, non ha, anzi, non è da paragonare affatto a quelle famiglie dove, ripeto, i cognomi affondano le radici nei secoli e quindi alla fine di comune c'è rimasto solo il cognome. Ecco, invece i Pezzaldi, coloro che si chiamano Pezzaldi, sono invece proprio parenti fra di loro. I Pezzaldi di Olgiate sono parenti miei, i Pezzaldi di Olgiate sono parenti di quelli di Milano, sono parenti di quelli di Roma e viceversa. E se c'è anche qualche Pezzaldi, mi hanno detto, a Borsano, presso Busto Arsizio, anche quelli sono nostri parenti. Quindi tutto questo per dire, in questa prefazione, che la storia a prima vista vi dirò che mi è sembrata anche abbastanza semplice. Quando poi mi sono messo, le mani, e allora mi sono accorto che sì, è semplice, ma non è semplice, perché la nostra storia, dove arrivano le nostre memorie, memorie sono notizie sicure, e andiamo intorno a 160-170 anni fa, quindi diciamo così che sono memorie abbastanza recenti. Dunque, allora mi è venuta questa idea, perché? È perché è un po' di tempo che ce l'ho nel cervello, tanto tempo, insomma, basta pensare che un po' di anni fa, quando mia mamma, nonnarella per tutti, adesso chiamerò mamma mia, la chiamerò nonnarella ogni volta, perché? Perché essendo vissuta quasi 96 anni è un punto di riferimento di tutta la nostra storia. Allora dicevo, nonnarella aveva 95 anni, è stato un anno prima che mancassi, e un giorno gli dissi, dico, ma perché non mi racconti dei nonni, dei bisnonni, tutto, insomma, tutto quello che ti ricordi tu? E lei, ben volentieri, perché era lucidissima, dice, adesso te lo dico. Fu una curiosità soddisfatta, ma nello stesso tempo una delusione. Perché? E perché anche nonnarella, che era, come tutti sappiamo,
un anagrafe vivente, perché sapeva le date di nascita, di cresima, di battesimo, di tutti i nipoti, i pronipoti, eccetera, eccetera, però anche lei aveva pochissime nozioni, conoscenze, ricordi dei suoi antenati. Comunque certi dati che io dirò mi sono stati forniti proprio da Nonnarella. Per esempio, per dirvi che suo papà, cioè mio nonno Giuseppe, io ho avuto un papà Giuseppe e un nonno Giuseppe. Forse per esempio i miei fratelli non sanno che il nostro nonno materno si chiamava Giuseppe. Quindi Giuseppe il nonno, Giuseppe il padre. E forse pochi sanno che Giuseppe Berra, Berra si chiamava, è morto a soli 39 anni. Il che lo so perché, è perché me l'ha detto Nonnarella, mia mamma, cioè sua figlia. Quindi una notizia esattissima, ed è morto di spagnola, tanto perché stiamo parlando così. Dunque, allora io racconterò dei fatti che mi sono delle notizie che mi sono state trasmesse. Poi io ho vissuto un po' di tempo a Milano, ho frequentato gli zii di Milano, ho frequentato le zie di Olgiate, ho conosciuto qualcuno di Olgiate, dei Pezzaldi, ho conosciuto i ferraresi che credo, non vado forse lontano dal vero, che forse non ha conosciuto nessuno, perché i ferraresi erano di Triulzio ed erano quello che ho conosciuto io, i ferraresi che ho conosciuto io, purtroppo non mi ricordo il nome, era nipote di mia nonna, cioè era cugino del mio papà. Ma anche noi, in queste storie, per esempio, questi è tutta gente che io ho conosciuto da grande, perché sono andato a cercarli, perché se non li avessi cercati non sapevo nemmeno che esistessero. Tanto per dirne uno, gli zii li ho conosciuti a 20 anni, lo zio Felice non sapevo nemmeno che esistesse, o se lo sapevo non me lo immaginavo nemmeno. Invece immaginate, lo zio Felice assomigliava tutto a zia Nina. Chi si ricorda zia Nina? Quella bella, grande, bella signora, quel bel donnone, era uguale a zio Felice, che era un omone, con la stessa faccia, la stessa espressione della zia Nina. Quindi io sono, oltre un narratore, anche un testimone. Poi c'è da dire un'altra cosa: quando arriveremo agli anni che io ho vissuto, io allora sono addirittura un narratore e testimone, vi racconterò le cose proprio vere della famiglia dei Pezzaldi, tralasciando le beghe, le storie, tutte le stupidaggini, cioè io sarò semplicemente uno storico. Lo storico vuol dire che io racconterò chi era Giuseppe Mazzini, che era un patriota, che era un cospiratore, che era il fondatore della Giovane Italia, che voleva l'Italia unita ma repubblicana, che perciò Vittorio Emanuele non lo poteva vedere e l'hanno condannato a morte, perciò era esule a Londra e da Londra dirigeva tutti i movimenti patriottici, eccetera, 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 eccetera. Questa è la storia che abbiamo tutti studiato. Però ci sono dei risvolti che la storia non lo dice, la storia ufficiale. Tocca andarla a cercare in certe pieghe della storia. Una delle pieghe della storia è che Felice Orsini, quello che fu ghigliottinato a Parigi per l'attentato a Napoleone III, Felice Orsini era il braccio armato di Giuseppe Mazzini. Oltretutto non era un popolano, perché era un avvocato, era una persona, quindi a quell'epoca essere laureati in legge, essere avvocati era qualcosa, e faceva appunto, era il braccio armato di Giuseppe Mazzini in Italia, lui faceva attentati, tirava bombe, faceva quello che facevano le Brigate Rosse qui da noi, ma lui lo faceva meglio. Dunque, allora, prima di morire, Felice Orsini ha lasciato le sue memorie, l'ha detto lui, testimonio, meglio di lui non, nessuno conosceva Giuseppe Mazzini, non lo conosceva nessuno, però lui prima di morire lo accusò
e lo accusò di tante cose. E tra l'altro lo accusò di sperperare il denaro dei patrioti italiani per mantenere le amanti a Londra in esilio. Questa la storia non lo dice, però farò così anch'io. Certe cose non le dirò. Chi le sa, se le tenga. Chi sono i Bezzaldi? I Bezzaldi sono originari di Olgiate Olona. Però, attenzione, da una recentissima indagine abbiamo scoperto che le origini più lontane provengono da Fogliaro, non Fogliano come ricordavo io da bambino, bensì Fogliaro, che è una frazione di Varese. Però, grazie alle ricerche recenti che ha fatto Guido, aiutato da Giovanni, che ha fatto Giorgio, aiutato da Giovanna, sembra che a Fogliaro non ci sia rimasto niente dei Bezzaldi, mentre tutto ciò che possiamo sapere della nostra famiglia, appunto, è riferito a Olgiate Olona. Quindi noi possiamo senz'altro ritenere che il nostro albero genealogico ha sede in Olgiate Olona. Perché? Perché intanto a Olgiate Olona arrivano i nostri ricordi con il nostro antenato Cesare Bezzaldi, che secondo un calcolo approssimativo dovrebbe essere nato intorno al 1820-1825. E poi, come tutti gli alberi che si rispettano, che non c'è solo il tronco, i rami, le foglie, ma ci sono anche le radici, e le radici si sa stanno sottoterra, questo l'ho già detto, stanno nel cimitero di Olgiate Olona. È inutile che fate gli scongiuri, nel cimitero di Olgiate Olona ci sono le radici del nostro albero genealogico. Il cimitero di Olgiate Olona racchiude tutti i Bezzaldi che furono, e non sono pochi, perché io mi sono messo mentalmente a fare un conto approssimativo.